Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Ci tengo molto al video di oggi perché era tantissimo che volevo farlo. Infatti in questi mesi ho fatto un sacco di ricerche su Pinterest, Google, eccetera, per trovare effettivamente le inspo più belle da portarvi. Poi ho avuto un momento di stop causato dalla tragedia subita dai miei capelli. Se non siete aggiornati, recuperate i video perché c'è del puro drama in essi. E adesso quindi che sono riuscita un po' a sistemarli e a vedermici carina, ho deciso di fare questo video. Come avete letto dal titolo, in questo video andrò a ricreare, quindi a farvi dei mini tutorial sulle acconciature delle celebrities, diciamo, più famose del momento. Quindi ovviamente avremo dei membri del clan Kardashian-Jenner, avremo delle super modelle, ma non aggiungo nient'altro e buona visione! Eccoci, allora, come prima cosa cominciamo dai capelli bagnati, perché così sarà molto più facile asciugarli in place. E per fare questo utilizzerò la spazzola Dry Now, che praticamente permette di avere un'asciugatura tipo dal parrucchiere, quindi non devo usare phon e poi piastra, quindi insomma rovinare i miei capelli due volte, ma lei farà tutto quanto con un getto di aria calda, quindi praticamente otterrò l'effetto di una piastra senza rovinare i miei capelli spiattellandoli nel calore più assoluto. Sentite? La cosa che preferisco della spazzola è che mi permette di fare quel trick di phon più spazzola rotonda, ma con un solo oggetto. Quindi è molto più facile e il risultato è veramente perfetto, quindi in barba ai parrucchieri che ci rovinano i capelli, noi facciamo tutto da sole. Eccomi qua, ho finito di asciugare i capelli e veramente io vi posso consigliare questa spazzola perché mi sono trovata benissimo. Li ho asciugati rapidamente e perfettamente lisci, quindi non ho bisogno della piastra. Ho già deciso che ne comprerò una a mamma, anzi se volete approfittare anche voi potete utilizzare il mio sconto Giulia10 per ottenere, of course, il 10% di sconto. Come al solito sapete che è tutto linkato in descrizione. Cominciamo subitissimo. Per prima cosa pettiniamo i capelli indietro e tiriamoli su per formare una semplicissima coda di cavallo. L'importante è lasciare la riga centrale, quindi con il pettine tirare indietro i capelli. Per mettere in place questi capellini schifosi davanti, buttateci tutto il gel che volete e pettinateli all'indietro finché non staranno fermi e vi faranno avere un'acconciatura decente invece che sembrare uno spaventapasseri. Cioè, questo che non vuole stare in place, non capisco. Ci vuole con la forza. E voilà, la prima acconciatura era veramente semplice perché... Ma nemmeno questo? Vabbè però ragazzi, ma che stiamo a fa' qua? Dove sta la particolarità di questa acconciatura? Il fatto di non tirare indietro i capelli, diciamo, in maniera omogenea, ma di lasciare la riga in mezzo. Questo permette ovviamente al viso di allungarsi. Purtroppo io ho una girella qui e ho comunque i capelli molto molto corti qui intorno alla testa. Questo comporta che io debba usare molto molto gel. Sì, sto un po' piangendo del fatto che mi sono appena lavata i capelli e me li sono tutti appiccicati di gel per farvi vedere questa cosa, ma non fa niente, sarà come se io non avessi fatto nulla. Comunque questo appunto era il look di Kendall ed è abbastanza il suo look iconico. Da questa base lei porta i capelli legati così in una coda, oppure fa una sorta di chignon appunto sopra la testa, oppure ancora porta un mollettone che tiene su appunto i capelli. Da qui in realtà è facilissimo passare al nostro secondo bersaglio, ovvero niente poco di meno che Miss Hailey Bieber. Anche lei modella, quindi Da qui è veramente facile, basta abbassare la coda che avete fatto prima e utilizzare quei cosini simpatici che fanno i capelli bombati, che scommetto ognuna di noi ha utilizzato almeno una volta nella vita. Quindi non servono spiegazioni, mettetelo intorno ai capelli e poi, diciamo, mettete i capelli intorno a lui, metteteli con l'elastico e poi la parte più odiosa, ovvero girare i capelli intorno all'elastico in modo tale da nasconderli tutti. E sì,
Nonostante abbia messo un quintale di mollette, è rimasto un ciuffino volante, il quale mi sta facendo piangere guardando l'editing di questo video. Come potete vedere, i miei capelli oggi non vogliono assolutamente collaborare e per fortuna sono riuscita a trovare altre mollette. Se come me avete dei capelli di merda che cercano di scappare da tutte le parti, mettete forcine a tutto andare. E questo è il look completo, ovviamente davanti non si vede, ma dietro... Lo vedete? Mi do girà, lo vedete? Io non ho la più pallida idea di come sia uscito dietro perché ovviamente non lo riesco a vedere. Scommetto che quando editerò farò tipo, cioè io ho fatto una cosa del genere, uno schifo, vabbè. Comunque trovo che questo look sia molto elegante, quindi ad esempio potete utilizzarlo se lavorate, insomma, da qualche parte seria, tipo in uno studio di avvocati o... Non lo so. Questa era l'acconciatura di Hailey. Penso che questa acconciatura mi stia meglio rispetto a quella di Kendall, ma... insomma, una cosa personale. Questa è la situazione dei miei capelli una volta che ho sciolto quell'ambaradan che avevo in testa. E quindi vedete che ho i capelli un po' alla strega varana. Ma attenzione, con un semplice colpo di spazzola è come se non avessi mai messo nessun gel. Oh sì, lo so, sembra ancora un po' strega varana. Ovviamente avete visto che hanno preso un po' la piega dell'elastico, ma lo risolveremo dopo con la nostra spazzola dry now. Adesso passiamo al terzo personaggio, ovvero rullo dei tamburi, Kylie Jenner. Non potevo non inserirla nel video considerando che questi capelli sono un'ispirazione ai suoi. Kylie non ha una pettinatura, diciamo, iconica che indossa sempre, ma ho scelto di ricrearne una che è molto 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 popolare. Sezionate i capelli lasciando quelli davanti liberi e scusate la poca professionalità di tenerli in bocca, ma ammettete che lo fate tutte. Legate momentaneamente quelli dietro e poi con gli elasticini piccoli fate due ciuffettini abbastanza indietro. Sciogliete poi i capelli che avevate precedentemente nascosto e voilà! E voilà, ecco qui l'acconciatura di Kylie. Questa è un'acconciatura che secondo me esce molto meglio sui capelli più corti, ad esempio a caschetto, secondo me è perfetta. Con i capelli lunghi così, secondo me si rischia di diventare Lucia delle Mermaid Melody, cosa che in questo momento io vedo molto. Comunque anche qui, se avete bisogno, potete mettere del gel in questi capellini piccolini qui. Per questo look secondo me dovete stare attenti ad un'unica cosa, ovvero a non fare le codine né troppo davanti per non sembrare tipo le antenne di un alieno, né troppo indietro perché altrimenti verrebbe tipo così e sembrereste tipo pelate per metà testa. I mean, non so se è l'effetto che volete ottenere. Per rendere i capelli ancora più carini possiamo di nuovo utilizzare la spazzola, stavolta non al massimo ma media, per fare un po' una piega alla fine. Ed ecco qui, ho fatto la piega con la spazzola, ho semplicemente portato le punte dei capelli in dentro. Devo dire che il risultato comunque mi piace molto, molto, molto. Cosa nell'occhio, aiuto. Ecco qui i miei capelli sciolti dall'acconciatura di Kylie. E adesso una delle acconciature penso più iconiche e più ricreate nell'ultimo anno, ovvero quello di niente poco di meno che Miss Bella Hadid. Non potevo non inserirla perché onestamente la sua acconciatura è secondo me la più particolare tra tutte. Qui però devo fare un bivio, diciamo. Se avete i capelli a caschetto o al massimo la mia lunghezza, facendo questa acconciatura ricreerete Bella. Se avete i capelli più lunghi di così, facendo questa acconciatura ricreerete Ariana Grande. Let's do it! Anche qui fate una sezione davanti, ma con molti meno capelli rispetto a prima, diciamo solo quelli che si utilizzerebbero per fare una frangetta. Il resto tiratele indietro e legateli con uno scrunchie. A questo punto avete due soluzioni. La prima è... potete o girarli da un lato e poi nasconderli dietro le orecchie e fermarli con una molletta. E ovviamente anche qui sarebbe meglio mettere il gel per avere i capelli, diciamo, perfettamente tirati indietro. La cosa importante è tirare al massimo, proprio al massimo delle sue capacità, la vostra coda, molto molto in alto. Facciamo di nuovo una piega. E voilà, sono perfettamente in place. Oppure potete fare un'altra cosa, togliendo questa forcina. Di nuovo riga in mezzo. Oppure, come seconda ipotesi, potete di nuovo fare la riga centrale e nascondere le due ciocche sempre dietro la testa, fermandole con delle mollette. Mettete sempre dietro
le mollette. E voilà! Mi piace molto 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 questa acconciatura. Se avete già un viso lungo, sottile, potete anche utilizzare, diciamo, la riga da una parte. Mentre se avete un viso un po' più paffutino come il mio, è meglio la riga centrale, perché darà più l'idea appunto di slancio, almeno secondo me, secondo le mie impressioni totalmente empiriche, ma potrei sbagliarmi. Rende tanto 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 tanto. Questa acconciatura è molto 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 anni 90-2000. E niente, potete utilizzare anche questa. Insomma, appena resa conto che non ho fatto le foto per la thumbnail. Sto ritagliando il video e praticamente la fine non mi piace per niente, quindi ho deciso di rigirarla da capo. Grazie a Dio che mi ero truccata oggi. Comunque questi erano tutti i look che volevo farvi vedere, spero che appunto vi siano piaciuti. Ho cercato di selezionare quelli più in voga, quelli più famosi. Diciamo, le persone dalle quali ho preso esempio sono comunque, penso, le più cercate ragazze sulla faccia della terra, non so. Quindi sicuramente, oltre a fare tendenza loro e tutto quello che fanno, è così anche per i loro capelli e le loro acconciature. Uno speciale ringraziamento va al mio infallibile aiutante del video di oggi, tra virgolette, perché è stato grazie a questa spazzola che comunque sono riuscita a passare da un'acconciatura all'altra senza grossi problemi, senza dover prendere la piastra e rovinarli tutti. Io vi consiglio veramente di prenderla, perché trovo veramente che sia un aiutante infallibile e instancabile e non so. Però comunque a me è piaciuto molto l'effetto che ha avuto sui miei capelli, che ok, si sono lisci, però senza averli messi in piega oggi sono tutti un po' frizzantini. E invece con questa erano tutti belli precisi, e quindi è come veramente andare dal parrucchiere ma a costo zero. Inoltre io veramente non sono in grado di farlo con la spazzola rotonda e il phon, perché cioè ci riesco tipo solo su un lato dei capelli, sull'altro mi è impossibile. Vi ricordo il mio codice sconto e che è tutto linkato in descrizione. Spero che le acconciature vi siano piaciute, fatemi sapere quella che avete preferito. Grazie a tutti di essere stati con me e al prossimo video.